Serramenti Savoldelli, il modo migliore di progettare, produrre, posare il serramento per casa tua. A Gianico. Un violento temporale si è abbattuto nella serata di venerdì in Bergamasca, in particolare nelle valli Seriana e di Scalde. Grandine e forte vento hanno investito diverse aree del territorio. Da Nembro a Colere, la grandine ha contribuito a far abbassare la temperatura anche di 10 gradi. Non si registrano fortunatamente danni importanti, se non ramaglie volate ovunque e allagamenti, come sulla provinciale che attraversa l'Effe, in zona lungo Romna e sulla strada che porta a Casnigo attraverso via Carrali. Veri fiumi di grandine in strada a Colere e temporali violenti in alta Valle Seriana, con Valbondione, Grom e Valgoglio illuminati dai lampi, e più a valle Fiorano Serio, Albino e la zona di Alzano Nembro, Pradalunga, dove la grandine è scesa con intensità e diametro minori. I vigili del fuoco sono stati impegnati in una dozzina di interventi, in particolare a Gazzaniga è stato prosciugato un allagamento sul piazzale della stazione, a Casnigo sono stati rimossi diversi alberi pericolanti in via Lungo Romna, dove si è registrato anche un allagamento. Ostruita la carreggiata anche in via Gramsci a Sovere, al villaggio Colombera di Lovere, in via Nazionale e in via Roma a Pianico, sulla strada per Ganda a Gazzaniga. I vigili del fuoco hanno raggiunto Gandino per un allagamento in via Battisti e per lo stesso motivo anche in via Pasubio a Gazzaniga. In via Bracca, oltre il colle, si è registrata una frana. Fiume d'acqua in via Locatelli ad Ardesio. Intanto, a causa del maltempo che si prevede prosegua anche nelle prossime ore, sono state annullate alcune manifestazioni in programma oggi, come il concerto a Rifugio Alpecorte sopra Ardesio, che doveva tenersi a mezzogiorno. L'allerta meteo regionale resta valida sulle Orobie bergamasche, dove è indicato il codice arancione e codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico.